A Renzi, che Della Leopolda ha accusato la minoranza PD di usare il referendum come strumento di rivincita, replica Bersani. Il PD è un partito plurale che non può camminare sulle gambe dell'arroganza e della sudditanza e dove non si può dire fuori. L'ex segretario ribadisce il suo no al referendum perché così salta l'Italicum. Alla vigilia del voto per le presidenziali statunitensi, l'FBI chiude l'inchiesta sulle mail della Clinton. Nessun capo d'accusa per la candidata democratica. E Trump attacca, ora tocca agli americani fare giustizia. Ma i sondaggi danno Hillary avanti di 3 punti. Domani notte la maratona di Enrico Mentana sulla 7 a partire dalla 12:15. Dopo la pioggia di emendamenti sulla manovra arriva la prima scrematura delle commissioni bilancio e finanze della Camera. Per la Corte dei Conti però sul fronte delle coperture emergono problematicità da approfondire, mentre il presidente dell'Istat afferma che il terzo trimestre è caratterizzato da segnali di espansione dopo le difficoltà dei mesi precedenti. Insomma, il dato sul PIL potrebbe essere più confortante. Il maltempo sul centro Italia, che ieri ha fatto 2 vittime nel Lazio, è creato apprensione per la piena dell'Arno e fiorisce particolarmente sulle zone terremotate, creando altri disagi agli sfollati. I sindaci in trasferta a Roma chiedono meno burocrazia e lanciano un appello al governo. Non abbandonateci, ne parleremo tra poco in TG Cronaca. Vincono tutte le squadre di vertice al successo della Juventus sul campo del Chievo, risponde la Roma con la tripletta di Salah contro il Bologna, Milan Corsaro a Palermo, sorprende l'Atalanta, l'Inter soffre, poi risolve nel finale la pratica Crotone. Pioli sarà il nuovo tecnico, contratto fino al 2018, ma per la firma serve l'ok di Lotito. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. Dunque, in primo piano abbiamo la politica, perché è sempre il referendum del 4 dicembre ad infiammare la polemica, che è particolarmente virulenta in questo momento all'interno del Partito Democratico. A Renzi, all'indomani della Leopolda, infatti risponde Bersani alle sferzate del Presidente del Consiglio. Bersani ribadisce il suo no al referendum costituzionale e va oltre dicendo che se il segretario invoca il fuori fuori, prima o poi bisognerà rassegnarcisi. La convivenza tra le due anime del PD è al capolinea, il tema scissione esce da retroscena e entra nel dibattito ufficiale. Dopo il coro fuori fuori salito dalla platea della Leopolda renziana, Bersani sbotta. Il PD è casa mia e non tolgo il disturbo. Nel partito renziano solo arroganza e sudditanza. Il leader avrebbe dovuto fermare quei fischi, aggiunge Speranza. Ma dovranno passare 24 ore prima che qualche voce critica parta dallo Stato Maggiore. Ai dissidenti il segretario ieri ha riservato parole durissime, accusandoli di sostenere la ditta solo quando comandano loro, altrimenti al contrario di fomentare l'anarchia. Non gli è bastata la marcia indietro sull'Italicum siglata con Cuperlo, il loro no è pretestuoso, ha detto, includendoli tra i vecchi leader che sperano con la vittoria del no di tornare in pista. Parole urticanti per Bersani, che boccia come un bluff l'intesa sulla legge elettorale. Era solo un pezzo di carta, sopra c'era scritto stai sereno, Renzi avrebbe potuto fare di più, se vince il sì non se ne farà niente. In Sicilia, per sostenere il no al referendum, affonda. Renzi ha drammatizzato il voto, ha diviso il paese, ma il giorno dopo il mondo resterà come prima e boccia come miseria umana l'indiscrezione che parla di esclusione degli esponenti PD dalle liste elettorali in caso di vittoria del no. Ma Renzi tira dritto, convinto che l'intesa con Cuperlo riporti nel recinto PD la maggioranza della sinistra. Del resto, per l'ultimo mese di campagna elettorale ha deciso di rimodulare il suo registro, niente più tecnicismi, ma un epico derby tra speranza e nostalgia. Quindi avverte i suoi nemici: in caso di sconfitta non mi farò rosolare, niente palude, si torna a votare. Dal palco della Leopolda per la prima volta infatti ha fatto capolino il dopo, un avvertimento per far capire che il ruolo di segretario PD gli lascia un posto al tavolo delle decisioni. Ecco, l'avete appena visto, dunque ieri si è conclusa a Firenze la kermesse renziana della Leopolda e dal palco Matteo Renzi non ha risparmiato neanche frecciate, sferzate contro il Movimento 5 Stelle e in particolare contro Luigi Di Maio, che puntualmente questa mattina ha risposto. Matteo Renzi dice che io voto no perché non capisco la riforma, allora confrontiamoci per vedere se l'ho capita.
Il guanto di sfida di Luigi Di Maio, le parole taglienti che Matteo Renzi gli ha lanciato dal palco della Leopolda, arriva via stampa. In un'intervista al quotidiano torinese, il vicepresidente della Camera contrattacca, accusando il premier segretario di essere lui ad avere paura di entrare nel merito della riforma, misurandosi con i parlamentari 5 Stelle che hanno lavorato sul testo. Se non accetta, evidentemente ha paura, spiega Di Maio, che ribadisce il no del movimento alla riforma costituzionale e ad un eventuale governo di scopo nel caso il DDL Boschi venisse bocciato. Quanto alla legge elettorale, si può fare anche con un governo dimissionario. Se vogliono discutere, c'è la nostra proposta, il Democratellum, dice, ma senza margini di cambiamento. Lo scenario del dopovoto dunque per i 5 Stelle non cambia. Se vince il no, si chiedono le elezioni anticipate. Sulla stessa linea anche Fratelli d'Italia e la Lega, convinti che l'unica alternativa possibile sia quella di tornare alle urne. Chiunque si presti a governicchi a tempo fa male al Paese e non sarà alleato della Lega. La sfida non è fra Renzi e Grillo. Se vince il no, la Lega avrà molto da dire per il centrodestra, avverte Matteo Salvini, che rilancia la manifestazione del 12 novembre a Firenze, sottolineando che chi non ci sarà si autoesclude. Assente giustificato sarà però Silvio Berlusconi, tornato in campo per il rush finale verso il referendum. Il primo a parlare di riaggregazione di tutto il centrodestra, l'unica alternativa credibile rispetto a Renzi e Grillo, dice, e della necessità di bocciare una riforma che riduce la democrazia. Se passerà questa riforma l'Italia sarà meno efficiente e voi non avrete nessuna rappresentanza al Senato, ha detto l'ex premier rivolgendosi agli elettori all'estero, un bacino importante che potrebbe essere decisivo per l'esito del voto del 4 dicembre. Unità ritrovata dunque, condivisa da tutto lo Stato Maggiore del Partito Azzurro e accolta con favore dal resto degli alleati, anche se con qualche distinguo sui futuri scenari. Nel caso le riforme venissero bocciate, l'intenzione di Berlusconi non sarebbero le urne anticipate, ma il possibile sostegno ad un nuovo esecutivo che si occupi delle modifiche all'Italicum. Mancano ormai meno di 48 ore al voto negli Stati Uniti per la corsa alla Casa Bianca, una elezione probabilmente tra le più polarizzate della storia degli Stati Uniti d'America, che vede un paese letteralmente diviso in due. Una battaglia dunque all'ultimo voto, anche se i sondaggi oggi ci parlano, fotografano un vantaggio di Hillary Clinton che si aggira tra il 3 e il 5% rispetto a Donald Trump, anche se la partita è ancora tutta da giocarsi a favore di Hillary Clinton, però ci sarebbe il voto in massa degli ispanici che hanno mal digerito l'ipotesi di Trump di costruire un muro di divisione tra gli Stati Uniti e il Messico, e poi c'è anche a favore della candidata democratica il voto delle donne, ma staremo a vedere. Devi votare per quello che ti sembra il meno peggio. Per le strade di Washington, a una manciata di ore dal voto, ci sono ancora gruppetti di dimostranti che protestano di fronte all'hotel Trump. Siamo diventati la barzelletta del mondo intero, dice quest'uomo. Non so come Trump abbia fatto a cavarsela finora con le cose che diceva sulle donne. Ma anche sull'altro fronte le perplessità non mancano. La mia famiglia è democratica, ma non so se voterò Hillary perché in lei c'è qualcosa che mi spaventa. Il balletto dei sondaggi ovviamente è più scatenato che mai. Gli ultimi danno in rimonta alla Clinton, che aveva perso posizioni la settimana scorsa, dopo l'annuncio shock da parte del capo dell'FBI sulla riapertura dell'inchiesta riguardante l'uso di un server privato di posta elettronica nel periodo in cui lei fu segretario di Stato durante la prima amministrazione Obama. Ieri sera il controshock dello stesso James Comey. Ad email controllate non c'è nulla di nuovo rispetto alla prima indagine che si era conclusa a luglio scorso, senza che fosse emerso nulla di penalmente rilevante contro Hillary. Lei, la diretta interessata, che non aveva commentato la prima decisione, non ha detto parola neanche sul dietrofronte dei federali. Ha preferito battere sul tema, dobbiamo risanare questo paese e ricominciare a lavorare insieme. Raggiunta sul palco di Cleveland, nel contesissimo Ohio, dal più famoso giocatore di basket americano di oggi, LeBron James. Una carta da giocare per assicurarsi l'elettorato afroamericano. Ma ben altre carte giocherà nell'appuntamento conclusivo di oggi. In un altro degli stati in bilico, la Pennsylvania, con lei sul palco ci saranno gli ultimi due presidenti democratici, Barack Obama e suo marito Bill Clinton, e Bruce Springsteen. Anche Donald Trump è impegnato in un tour frenetico dal Michigan, dove promette che la sua presidenza riporterà posti di lavoro. Lui sì commenta a modo suo la soluzione che l'FBI ha appena dato alla Clinton.
È tutto un sistema corrotto, ve l'ho sempre detto, Hillary è la più corrotta di tutti. Dato in calo nelle ultime rilevazioni, The Donald non si arrende e promette sorprese sulla scia di quanto già successo quest'anno in altri appuntamenti elettorali. Vedrete, garantisce, questa sarà come una Brexit, ma all'ennesima potenza. Elezioni americane che naturalmente noi della 7 seguiremo da vicino con una lunga diretta del direttore di Enrico Mentana attorno alla 12:30. Il direttore si collegherà con i nostri inviati a New York dai quartier generali dei due sfidanti e poi ci saranno anche molti ospiti in studio. Presto dunque sapremo chi avrà in mano il potere negli Stati Uniti, chi deciderà se bombardare o meno l'Iraq e la Siria, dove è in corso questa offensiva contro l'Iraq. Naturalmente stiamo parlando di Mosul, ma adesso anche di Iraq, di Raqqa in Siria, dove c'è l'offensiva finale, la battaglia finale. È lì infatti che si sono rifugiati tantissimi jihadisti in fuga da Mosul, e appunto Raqqa è quella che dal sedicente califfato è considerata la capitale siriana. Ma a dare il contributo più importante a questa battaglia ci sono le truppe di terra, che sono costituite dai curdi, da arabo-curdi, oltre 30.000 uomini che stanno avanzando in questo momento, in queste ore, verso appunto Raqqa. Ci stiamo preparando alla battaglia e tutto procede molto bene. Vogliamo sconfiggere i terroristi del Daesh. Cominceremo da Al-Aisha. Abu Abdallah combatte nelle file delle SDF, le forze democratiche siriane. I 30.000 uomini e donne che compongono le forze d'assalto lanciate nell'offensiva per liberare Raqqa sono in prevalenza civili di etnia araba e curda. Combattiamo tutti insieme, spiega Abdallah. Nessuno può dire che apparteniamo ad un partito politico o ad una religione. Siamo curdi. Nessuno dice noi siamo questi o siamo quelli. Abbiamo un'unica strategia, sconfiggere Daesh. Lo schieramento anti-ISIS che ha avviato l'operazione Ira dell'Eufrate è sostenuto dai raid statunitensi e francesi che bombardano le postazioni dei jihadisti. L'obiettivo è quello di riprendere il controllo di Raqqa, la città siriana, considerata la roccaforte dell'autoproclamato califfato. In queste ore si combatte in un'area che si trova a circa 40 chilometri dalla città, dove l'ISIS ha posizionato la prima linea difensiva. Sono modalità che ricordano un'altra offensiva della coalizione iniziata il 17 ottobre scorso, quella per liberare Mosul, la seconda città dell'Iraq. Gli sforzi per liberare Raqqa segnano il passo successivo nei piani della coalizione, ha spiegato il segretario alla difesa statunitense Ashton Carter, come nel caso di Mosul. La lotta non sarà facile, ci attende un duro lavoro, ma è necessario porre fine alle aspirazioni dell'ISIS e alla sua capacità di realizzare attacchi terroristici contro gli Stati Uniti ed i suoi alleati. Stiamo avanzando e siamo sulla strada giusta per completare la nostra missione, assicura il generale Khalil Gardi, comandante dei Peshmerga, che con le sue truppe ha preso il controllo della località di Bashika alle porte di Mosul. Nelle aree dove non c'è la presenza di civili, ma solo miliziani, non ci saranno problemi, spiega il generale. I jihadisti, stretti in una morsa, sono nascosti nel centro abitato di Mosul, stanno opponendo una forte resistenza alle forze di liberazione, come confermano queste immagini satellitari riprese dal sito di intelligence Stratfor, che mostrano le difese dei tagliagole. Per tentare di fermare l'avanzata delle forze della coalizione, nelle ultime ore l'ISIS ha incendiato 19 campi petroliferi, dei quali si è sprigionata una nube nera e tossica. E ora torniamo in Italia con le questioni economiche. Oggi infatti è giornata di audizioni sulla legge di bilancio. La manovra arriva in Parlamento con una valanga di emendamenti. Pensate, sono più di 1.400, è stato necessario cancellarli. Mentre la Corte dei Conti, nel suo intervento di pochi minuti fa, ha evidenziato non poche criticità sulle coperture offerte dalla nuova finanziaria, che costerebbero addirittura 1,7 miliardi di euro. Vediamo il servizio. La crescita del PIL all'1% per il 2017 non è un obiettivo irraggiungibile. Certo, si tratta di un valore superiore alla maggior parte delle stime, ma il tenore della manovra, nettamente espansivo, autorizza all'ottimismo. A dirlo stamane è stato il vice direttore della Banca d'Italia, Federico Signorini, in una delle tante audizioni in corso davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato sul bilancio. Prima di lui era toccato al presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, sottolineare come, rispetto a quello precedente, il quadro congiunturale del terzo trimestre sia caratterizzato da segnali di espansione
dell'occupazione e di come la ripresa del comparto industriale appaia consistente. Come dire, ci sono speranze per un dato incoraggiante del PIL. Il che purtroppo non significa affatto che non vi siano criticità, evidenziate soprattutto dalla Corte dei Conti. Il gettito legato alla lotta all'evasione fiscale infatti non è certo e potrebbero venire a mancare le coperture sufficienti. Colpisce su tutti un dato fornito però sempre dall'Istat. A soffrire di più la crisi sono i giovani, il 9,9% dei quali vive in condizioni di povertà assoluta. Stiamo parlando cioè di 1.200.000 persone, percentuale che supera di 2 punti la popolazione anziana, da sempre considerata invece l'anello debole. I pensionati possono contare su un aumento delle detrazioni IRPEF, mentre anche l'aumento della cosiddetta 14esima interessa nell'80% dei casi la parte meno ricca della popolazione. Buono il giudizio sugli sgravi fiscali destinati alle imprese. Riduzione dell'IRES, proroga del superammortamento e riduzione dell'ACE, aiuto alla crescita economica, danno fiato alle aziende, anche se non in modo indiscriminato. Ad avvantaggiarsene saranno di più le grandi aziende, oppure quelle tecnologicamente avanzate, quelle che puntano sull'export. Un capitolo a parte poi invece riguarda le spese e gli investimenti sia per la ricostruzione post-terremoto che per la messa in sicurezza del paese. Se i danni al momento sono stimati in circa 20 miliardi di euro, e secondo la Banca d'Italia non sarebbe sbagliato incentivare meccanismi assicurativi, è anche vero che nelle aree a maggior rischio terremoto più della metà delle abitazioni risulta costruita prima dell'entrata in vigore di qualsiasi normativa antisismica, e dunque la spesa per una messa in sicurezza di proporzione sarebbe altissima. E forse proprio per eliminare spese ritenute non indispensabili, oggi le commissioni bilancio e finanze hanno quasi dimezzato i 1.018 emendamenti al decreto fiscale che erano stati presentati e che sono collegati alla manovra. Via 420 voci ritenute inammissibili, il classico assalto alla diligenza. E grande attenzione c'è sempre sull'andamento delle borse, che oggi vanno piuttosto bene, anche se gli occhi sono tutti puntati sul risultato delle elezioni negli Stati Uniti, mentre da noi il tema centrale resta quello delle banche, con in vetta il Monte dei Paschi di Siena. Tanto per ingannare il tempo, aspettando Wall Street, dove orecchie e occhi sono già ormai sintonizzati sul voto presidenziale di domani. Wally vuole Clinton, Trump però non molla, Piazza Affari vive un lunedì brillante. Lo scintillio è bancario, anzi è senese. Il titolo della banca più osservata d'Europa, la banca che più fa paura, la banca toscana dell'intreccio con politica e poteri vari, tra una sospensione al rialzo e l'altra, è arrivata a guadagnare tra il 12 e il 15%. Continua quindi la sua oscillazione. Movimenti bruschi che da settimane sono tenuti sotto sorveglianza dalla Consob. Nei fatti però il Monte, dopo la presentazione di un piano identico da mesi, dopo il ritiro obbligato della proposta da parte di Passera, proposta che tanto fiato aveva ridato al titolo, chissà allora perché, continua a correre senza un motivo evidente, se non la speculazione, o magari la scommessa, oppure la conoscenza di informazioni su quel che verrà. Da quando l'autorità ha acceso i suoi riflettori, il titolo ha scorazzato su e giù, senza che di queste curve nervose sia stata data chiarezza. Ma una novità intanto c'è. Sembra scontato che il nuovo presidente sarà questo signore, si chiama Alessandro Falciai, livornese doc, in Toscana è conosciutissimo. Molto bravo con gli yacht, ha rilevato cantieri importanti per la navigazione. Poi mesi fa è entrato con una bella quota nel Monte, ha in portafoglio molte opzioni e da dichiarato socio di minoranza ha assunto l'impegno pubblico di portare la banca fuori dalle secche. Un passato in cui vanta un rapporto speciale con Berlusconi, definito per anni uomo delle torri Mediaset, Falciai viaggia comunque in proprio. E oggi viaggia anche la borsa, proprio per quell'effetto MPS che puntualmente ritorna. Milano con i bancari oscilla sul 2% di rialzo. Bene anche l'Europa, spread stabile in area 155 punti, titolano le agenzie specializzate. Stabile sì, ma alto, perché tra gli osservati speciali del prossimo mese l'Italia referendaria occupa uno scomodo posto d'onore. Sono ingentissimi i danni provocati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro Italia. A Firenze per fortuna si è abbassato il livello dell'Arno, mentre sul litorale romano ieri c'è stato grandissimo maltempo, addirittura una tromba d'aria che ha scoperchiato case e fatto crollare in parte un edificio, spostato automobili anche, pensate, di 50 metri e purtroppo si sono registrate anche delle vittime, 2 persone a Ladispoli.
La tromba d'aria in provincia di Roma si lascia alle spalle anche due vittime, oltre che distruzione e panico. I due morti alla Dispoli, cittadina sul litorale laziale, a Cesano, nell'interno a nord di Roma. Alla Dispoli ieri è stato un pomeriggio di paura e morte. Un indiano di 47 anni è rimasto ucciso da un cornicione caduto da questa palazzina sventrata. La furia del vento ha letteralmente strappato le mura esterne degli ultimi due piani di questo edificio nel centro della cittadina. 22 feriti, scuole chiuse e grossi danni per 100 abitazioni. A Cesano un pensionato è morto schiacciato da un albero caduto. È il bilancio della domenica vissuta alle porte di Roma, con auto spostate anche di 50 metri, allagamenti di strade scantinati. La strada statale Aurelia è stata bloccata per motivi di sicurezza, strade chiuse anche in diverse zone della capitale, dove sempre nel pomeriggio si è abbattuto un violento nubifragio. Andremo avanti con gli interventi contro il dissesto idrogeologico, ma è importante anche la manutenzione a livello locale del territorio, che manca totalmente, ha detto il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Ieri paura a Firenze per l'Arno, ma già oggi i livelli idrometrici sono in discesa. Nella notte è transitata senza problemi la seconda piena. In ogni caso l'allerta resta fino alle 16 di oggi. Allagamenti in strade, cantine e case a San Giovanni Valdarno e nell'Aretino. Proprio ad Arezzo è crollato un ponte sul terreno Gavardello, che non ha retto alla piena, lasciando 5 famiglie isolate. Ora il maltempo si sta spostando verso sud per colpire Sicilia, Basilicata, Puglia e Calabria. Di questo torneremo a parlare tra poco in TG Cronache, anche perché questo maltempo sta provocando purtroppo ulteriori gravi disagi alle persone così duramente colpite dal terremoto. Adesso ancora un servizio sullo sport, il campionato dove vincono tutte le big, riparte anche l'Inter, che è in attesa della ufficialità della firma sulla nomina del nuovo tecnico Pioli. Lassù tutto è uguale, con la Juve che non smette di vincere. A Verona i bianconeri hanno superato la resistenza del Chievo con un finale di rabbia e sofferenza, ormai una costante di questo autunno bianconero. Invertendo l'ordine dei fattori, alla fine il prodotto finale non cambia. Succede quando hai in squadra talento da vendere. Se Higuain non incide, allora lo fa Pjanic, che ieri ha fatto quello per cui è stato acquistato, accendere l'emozione. Anche se poi non è tutto oro quello che luccica, perché alla squadra di Allegri manca l'uomo capace di dare continuità e bellezza al gioco, non solo, manca anche la fisicità di Pogba, fondamentale un anno fa nel trasformare un'azione difensiva in una offensiva in pochi secondi. Un vuoto da riempire nel prossimo mercato invernale per puntare a vincere tutto, Champions e campionato. Se in Europa la concorrenza è spietata, in Italia il ruolo di anti-Juve spetta alla Roma, cresciuta tanto rispetto all'inizio di stagione. I giallorossi hanno il miglior attacco della Serie A con 29 reti, contro il Bologna hanno segnato 3 gol, sempre con Salah, ma avrebbero potuto realizzarne almeno il doppio. Dzeko è decisivo anche quando non segna, Perotti quando sta bene è uno spettacolo e in mezzo Strootman è tornato quello di due anni fa. Salgono anche le quotazioni del Milan, a Palermo Montella ha conquistato l'ottava vittoria in 12 gare e il terzo posto solitario. Decisivo stavolta è stato la Padula, autore della rete più bella della giornata. Applausi anche per la splendida gioventù dell'Atalanta. I numeri dicono che dalla quinta giornata in poi i bergamaschi sono quelli che hanno fatto più punti, gli ultimi 3 conquistati sul campo difficile del Sassuolo. Caldara, Conti e soprattutto Gagliardini, convocato stamattina in nazionale da Ventura al posto di Marchisio, bloccato da problemi fisici, hanno tutti un grande futuro davanti. Chiusura per l'Inter, che a San Siro ha sconfitto il Crotone, aggrappata al suo uomo migliore, Icardi. Per Stefano Vecchi è il primo e ultimo successo, il suo tempo già finito, atteso in giornata o al massimo entro domani, l'annuncio del nuovo allenatore, salvo ripensamenti dell'ultima ora, sarà Stefano Pioli, che in queste ore sta trattando la buona uscita con il suo ex presidente Lotito. All'Inter avrà un contratto di un anno e mezzo e guadagnerà 1.300.000 euro a stagione. Il suo compito sarà dare un'identità e anche un'anima a una squadra che non ha né l'una né l'altra. Era l'ultima notizia, vi ricordo, subito dopo il nostro telegiornale TG Cronache con Caterina Bizzarri, lì troverete molte altre notizie. Sono le 13:54, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.